Ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Nintendare Incandito. Come avete potuto vedere nello scorso video, ho acquistato in anteprima di 3 giorni Animal Crossing Happy Home Designer e quindi oggi vi farò il primissimo video tutorial, come lo volete chiamare voi, in anteprima di Animal Crossing Happy Home Designer. Quindi inseriamolo subito nel mio new Nintendo 3DS XL. Ups, scusate. Ed eccolo qua. Animal Crossing Happy Home Designer. Ho messo lo sfondo di Fuffi così per farvi vedere, per restare in tema Animal Crossing, mettiamola così. Oh, qua vediamo la nostra bellissima Casimira che si trucca. In questo gioco potrebbero apparire pubblicità e pubblicità in diretta. Creazione di dati aggiuntivi. Perfetto. Alziamo il volume. Già mi piace tantissimo questo gioco solamente per la presentazione. Sono veramente eccitato per questo nuovo gioco perché finalmente avremo la possibilità non solamente di vivere la città, ma di vivere la città con i nostri abitanti, ma proprio di scegliere gli abitanti che verranno ad abitare nella città, che vabbè, non è più nostra, non siamo più i sindaci, però comunque diciamo che abbiamo più libertà di scegliere i personaggi che verranno ad abitare la nostra città e quindi non avere questa parte noiosa dei personaggi che non ci piacciono, che ci trasferiscono così, diciamo che rende un pochino più bella la nostra vita nella città. Iniziamo subito. Facciamo inizia. Tom Nook, oggi dovrebbe arrivare una nuova persona in ufficio. Penso che sarà qui a momenti, meglio che dia un'occhiata al suo curriculum. Ma dove l'ho messo? Spero di non averlo perso. Ehi, Casimira, mi diresti un'altra volta il nome della persona che arriva oggi? Come? L'hai scordato? Meno male che ci sono io qui. Cosa faresti senza di me? Quindi io adesso devo inserire il mio nome, quindi io mi chiamo Andrea. Perfetto. Ti riferisci ad Andrea, giusto? Sì, esatto. Prendiamo nota, non dobbiamo più dimenticare il nome dei nuovi arrivati. Ok, chiedo scusa, ho avuto un piccolo vuoto di memoria. Vediamo, dunque, la persona che arriva oggi, Andrea, è un maschio, quindi seleziono un maschio. Aspetta, aspetta, sicura che sia un maschio? Sono sicurissima. Ma certo, è un maschio, allora non sono più così sbadato. Dunque, vediamo, fammi ricordare. Aspetta. Che aspetto ha questo Andrea? Oh, e qua diciamo che c'è una parte tutta nuova, quindi possiamo proprio selezionare tutti i tipi di opzioni senza andare più o meno a casaccio, nel dare le risposte e poi scoprire che abbiamo un aspetto completamente diverso da quello che in realtà abbiamo. Quindi qua possiamo selezionare il tipo di occhi che vogliamo. Quindi fammi vedere. Penso che sceglierò. Poi sopra possiamo vedere un po' come verrà il personaggio. No. Vediamo, questi qua sono proprio tutti i tipi di occhi che ci sono. Penso che sceglierò questo. Questo mi piace. Poi io ho gli occhi marroni. Ok, e la carnagione. No, così è troppo scuro. Direi che così va bene, non sono troppo chiaro. Adesso andiamo a vedere i capelli, quindi l'acconciatura. Vediamo, ecco, come potete vedere qua c'è sempre tantissime opzioni per la capigliatura. Ecco, vediamo. No, così sono tutto spettinato.
Vediamo, mi piaceva molto quella che aveva in Animal Crossing New Leaf, che aveva tipo il ciuffetto. Vediamo se c'è ancora. Questa qua. Vediamo, con l'analogico possiamo girare. Sì, direi che è giusto. Poi, i capelli, vediamo. Questo colore sembra un po', boh, marrone scuro, tipo. Questo qua è troppo chiaro. No, questo è nero. Ma sì, direi che questo colore si addice, quindi continuiamo. Qua si può ruotare velocemente per vedere come siamo. Basta, qua ritorniamo alle impostazioni del viso, quindi direi che possiamo continuare. Ha per caso questo aspetto? Esatto. Oh, eccomi qua. Eccellente, adesso sì che me ne ricordo. Bene, ora possiamo accogliere Andrea qua. Quando arriverà? Oh, ecco che entro. Ah, guarda chi si vede. Buongiorno Andrea, ti do il benvenuto alla Immonook. Entra pure, ti presenterò tutti durante la nostra consueta riunione mattutina. E questa qua, quindi sarà la riunione. Eccomi qua. Un attimo di attenzione, prego. Vi presento Andrea. A partire da oggi lavorerà con noi qui alla Immonook. Quindi qua vediamo. Frodolo, Tom Nook, lui è Fofò, il fratello di Fuffi, e qua c'è Casimira che è la nipote di Tom, di lui che in inglese è Lyle ed è Frodolo, giusto? Bene, allora procediamo con una rapida presentazione dei colleghi. Lui è Frodolo. Piacere di conoscerti, Andrea. Frodolo è il nostro veterano, lavora in questo settore da parecchio tempo ormai. Eh beh, me lo ricordo da quando in Wild World veniva a proporci l'Accademia delle Belle Case. Mamma mia, che noia, ti inseguiva per tutto il villaggio finché non gli dicevi di sì. Non lo batte nessuno sul lavoro, anche se in realtà non ho ben chiaro quali siano le sue mansioni. Beh, devo dire allora, devo dire che lavora molto bene. Il prossimo collega è Fofò. Molto piacere, mi chiamo Fofò. Ah, guarda, guarda, lei è già innamorata di Fofò. È bello avere nuovi colleghi, sarà un piacere lavorare con te, Andrea. Spero che avremo modo di fare grandi, grandissime cose noi due. Fofò è sempre pieno di entusiasmo, come avrai potuto notare. E infine, lascia che ti presenti Casimira. Casimira? Ah, piacere di conoscerti. Casimira è veramente incredibile, è in grado di gestire tutta da sola ogni aspetto relativo a una casa. Sarà lei a occuparsi anche della tua preparazione, Andrea, quindi ascolta i suoi consigli. Bene, allora, ho un bel po' di cose da sbrigare, perciò credo che per oggi sia tutto. Ti lascio nelle mani di Casimira. Arrivederci. Impegni, impegni, oh, quanti impegni! Vedi, Tom Nook è sempre molto impegnato. Oh, ma per favore, guarda, guarda, lui adora mostrarsi impegnato, ma di sicuro non andrà al campo di golf. Ma di sicuro ora andrà al campo di golf. Beh, non importa. Beh, devo dire, almeno adesso scopriamo qualcosa sulla vita privata di Tom Nook, che noi lo vediamo sempre tutto bello ingessato nell'ultima versione, nella versione di New Leaf, che insomma, dirige la Immonook. Beh, non importa. Piuttosto, benvenuto alla nostra agenzia, Andrea. Per quanto riguarda il lavoro che svolgerai qui, per iniziare vorrei che ti occupassi dell'arredamento degli interni. Si tratta di sistemare dei mobili all'interno della casa di un cliente. Sarà un'ottima occasione per fare pratica, quindi dirigiamoci sul posto e ti insegnerò le basi. Oh, ma prima, ecco, questa è per te. Oh, è la nostra divisa. Sul primo piano c'è una cabina di prova. Sali pure e indossa la divisa. Io ti aspetto qui, torna da me appena sarai pronto. Bene, bene. Oh, finalmente abbiamo la possibilità di muoverci. È proprio uguale, identico a New Leaf, veramente. Il personaggio, il movimento, tutto quanto. Qua c'è la macchina da cucire che servirà per i QR codes. Qua c'è la macchina per fare i capelli di Bigodina, che adesso invece è qua dentro. E qua c'è la cabina di prova. Eccomi qua. Bene,
Bella questa giacca rossa. Mi dà molto carattere. Eccomi qua. Mi sa proprio che dovrò tornare a parlare con Casimira. Ehi, ti calza proprio a pennello. Guarda, guarda, sono tutti contenti. Ah, ma ho la stessa giacca di tutti. Ecco perché me l'hanno fatta mettere. Mi raccomando, cerca di indossare sempre la divisa quando vieni al lavoro. Uniforme a parte, puoi comunque personalizzare qualche dettaglio. Usa pure la cabina di prova. Bene, ora andiamo a iniziare la tua formazione. Oh. Vediamo, vediamo. Eccoci qua, la tua formazione comincia ufficialmente ora. Non male come inizio, vero? Diciamo che la cliente che vive qui ama le cose graziose e vorrebbe una casetta dall'atmosfera adorabile. Perciò trasformiamo questo spazio vuoto in qualcosa di dolce. Innanzitutto apri quello scatolone che vedi lì vicino. Tocca il blocco rettangolare sul touchscreen e vedrai che si aprirà. Dai, provaci. Quindi adesso facciamo un po' di zoom out. Forse così è un po' troppo. Olè. E vediamo qua che c'è il pacco, quindi io lo clicco ed è venuto fuori il sofà cuori. E voilà, ecco un bel divano che la cliente non potrà che amare. Come avrai modo di vedere, molti clienti ti forniranno direttamente i mobili per arredare la loro casa. In quei casi devi assicurarti di sistemare in qualche modo i pezzi che hanno portato. Ora ti mostrerò come orientare un mobile. Ti basterà semplicemente toccare il mobile sul touchscreen. Dai, fa una prova. Quindi adesso noi vediamo qua di nuovo il mobile e basta che diamo, che clicchiamo. Ecco, lo giriamo. Molto bene, vedo che impari in fretta. Adesso invece ti mostrerò come spostare i mobili. Stavolta ti basterà toccare il mobile e tenere a contatto sullo stilo per trascinarlo. Tutto chiaro? Bene, allora vediamo dove collocherai questo adorabile sofà. Beh, siccome è già girato per di qua, lo collocherò vicino alla finestra. Benissimo. Ora che conosci le basi, puoi collocare i mobili dove preferisci. Quindi, scusate. Bene. Però, solo perché c'è un divano, non credo che si possa ancora definire una stanza completa, non credi? Tocca l'icona con la foglia di Animal Crossing nella parte superiore del touchscreen per aprire il catalogo dei mobili. Scegli un elemento che ti piace, toccalo per selezionarlo e poi collocalo in un punto. Ok, quindi apriamo il menu. Oh, qua troviamo subito il letto cuori, quindi adesso lo ci clicchiamo ed esce subito. Sì, proprio così. In questo modo scegli i mobili che piacciono al cliente e arredi lo spazio a disposizione. È così che facciamo noi professionisti del settore. Comunque, esiste anche un catalogo di elementi per decorazione pareti. Aprilo toccando l'immagine, questa qua che non so bene cosa sia, e prova a scegliere qualcosa. Prima però voglio spostare il letto qua in fondo e girarlo. Perfetto, quindi adesso io devo cliccare quest'icona qua. Ah sì, è tipo una parete e qua c'è una scelta e quindi ovviamente siccome la nostra cliente, che non sappiamo chi sia, le piace le cose con i cuori, allora sceglierò l'orologio cuori. Direi che è giusto. Ah, ottima scelta. È da questi particolari che si colgono i gusti e il senso dello stile personale. Ah, quasi dimenticavo. A questo punto passiamo a rifare la carta da parati e pavimento. Apri il relativo catalogo usando il tasto con sulla casetta e scegli ciò che preferisci. Dopodiché premi B o tocca indietro nella parte superiore destra dello schermo per chiudere il catalogo. Bene, quindi andiamo subito ad aprire il catalogo. Ecco, e qua ci sono i diversi tipi di pareti che possiamo scegliere, quindi boh, proviamo a vedere questo oppure questo. Questo qua mi piace di più perché questo qua è un po' viola scuro, questo qua mi piace di più perché è viola e poi possiamo chiudere con questo oppure cliccando la B. Modificando il pavimento o la carta da parati, puoi cambiare del tutto l'atmosfera di una casa. Ora provo un'altra cosa. Metti un tappeto sul pavimento per far risaltare lo stile della stanza. Apri il catalogo dei tappeti toccando l'icona col tappeto e scegli uno
con lo stile e le dimensioni che preferisci. Vediamo, quindi seleziono questo. Ah, ecco, qua ci sono tutti i tappeti che possiamo scegliere. C'è il cuore, uno rotondo, uno quadrato. E cliccando che so questo qua, cuore, possiamo scegliere small, medium, large o annullare. Penso che questo qua, che è molto carino, sceglierò large. Che grande, copre tutta la stanza, mi sa che lo rimpicciolerò un po'. Fantastico, ottimo lavoro. Credo che ora tu conosca tutte le basi dell'arredamento di interni. Ora, per concludere, prova a dare un tocco finale alla stanza con i mobili di tua scelta. L'icona con il simbolo della cartellina nella parte inferiore del touchscreen ti permetterà di vedere le caratteristiche, le richieste dei clienti. Se dovessi dimenticarle, ti basterà toccarla e dare un'occhiata. Inoltre, se desideri fare spazio eliminando un mobile indesiderato, basta trascinarlo nel cestino. Oh, c'è un'altra cosa. Puoi usare i tasti analogici per guardarti intorno nella stanza e cambiare il tuo punto di vista. Credo che cambiare prospettiva e angolazione si rivelerà per te una fonte di ispirazione costante. E adesso ci siamo, Andrea. Ora hai la possibilità di dare libero sfogo alla tua fantasia. Io farò la parte del cliente, perciò vieni ad avvertirmi quando pensi di aver terminato l'opera. Attenderò aggiornamenti con impazienza. Bene, quindi adesso penso che questo tappeto qua, come potete, siccome è un po' grande, lo trascino qua sul cestino e verrà eliminato. Quindi adesso vediamo, scegliamo una parete poiché non l'abbiamo ancora scelta, non è questo. Questo? Non neanche. Ah, giusto, è il simbolo della casa, vedi? Dopo un po' ci dobbiamo abituare ai comandi. Vediamo, no, questo non mi piace. Penso che sceglierò questo qua, è molto carino. Bene, bene, quindi torniamo indietro. Scegliamo mobili. Qua c'è scelta per diversi tipi di mobili. Ci sono i letti, i tavoli, le sedie, le librerie, gli elettrodomestici, le cose per il bagno e la cucina e le lampade e gli accessori. Quindi noi possiamo sia muoverci con questo menu oppure direttamente trascinare e andiamo nelle altre sezioni. Quindi diciamo, mettiamo il letto, l'abbiamo già messo. Adesso voglio mettere un bel tavolino per il divano. Mi sa che lo devo spostare. Perfetto, adesso spostiamo il divano e lo metto qua e farò una specie di salettina per il tè. Ecco, una cosa che è cambiata adesso è che possiamo mettere i mobili anche a filo, quindi possiamo comunque camminarci, dovremmo metterci in punta di piedi, però comunque è una cosa nuova che prima non si poteva fare. E poi, se vogliamo fare ancora più veloce, basta che clicchiamo sul personaggio e lo possiamo trascinare, lo mettiamo a letto o facciamo più o meno quello che vogliamo. Stessa cosa con Lotti, la mettiamo qua a sedere assieme a me. Tanto poi comunque possiamo muoverci così e spostarci dove vogliamo. Bene, ritorniamo ai mobili, quindi abbiamo messo un tavolino lì. Mettiamo un tavolo da pranzo, dai. Perfetto, lo metto qua. Troppo vicino, perfetto. Anzi, mettiamolo come comodino, perfetto. Giriamo la visuale. Ah, si può anche avvicinare o andare lontanissimi per avere una visuale intera della stanza. Io penso che preferisco così. Bene, selezioniamo adesso. Qua ci sono le sedie, quindi c'è la poltrona. Il puff marshmallow. Questo qua è bellissimo. Dai, mettiamolo qua, così si può sedere un'altra persona. Sempre nei mobili, vediamo. Ah, frigorifero, armadio. Qua c'è un po' di tutto. Mettiamo un bel comò e lo mettiamo di fianco al letto, così. Poi le metteremo su anche una bella lampada. Questo qua, allora adesso ho deciso di usarlo comunque come tipo tavolo da pranzo, quindi lo rimetto qua. Adesso quindi prendo due sedie per fare il tavolo da pranzo e sempre cliccando si gira. Qua dovrò fare doppio clic e lo mettiamo qua. Perfetto. Adesso scegliamo un altro mobile, vediamo un po'. Scegliamo l'armadio alto e lo metteremo qua.
E scegliamo adesso la toletta cuori, che così si può fare bella la nostra cliente. E lo mettiamo qua. Adesso vediamo un po' cos'è rimasto. No, va, il frigorifero penso che non sia molto adatto. Qua c'è il computer, mi sa che magari si vuole svagare un po' col computer la nostra cliente, quindi io lo metterò qua. Un pochino più vicino. Perfetto. Quindi, vediamo cos'altro è che possiamo inserire. Ma di queste cose. Ah, che bella la cucina a cuori. Mi sa che qua dovrò risistemare un po' le cose. Vediamo. Mi sa che il letto lo metterò vicino alla parete. Questo lo metterò qua. Non c'è un fiore, un qualcosa? Ah, beh, c'è la lampada a cuori. Bene, bene. Allora, mi sa che. Questo lo si sposta qua. La lampada la mettiamo qua così non ingombra. Il letto lo lasciamo lì. Vediamo. La cucina la giriamo e la mettiamo qua. No, che poi ingombra troppo. Vediamo. Spostiamo un po'. Mi sa che la cucina la metto proprio qua. Oh, la giriamo, che è più carina. Comunque, ho finito la casa dei lotti, come potete vedere qua ho messo il tavolino qua in mezzo, la cucina, la porta riviste, l'armadio, il computer, ho aggiunto la sedia. Comunque ho cercato di mettere tutto quanto, mi sono dimenticato, mi sono appena accorto che mi sono dimenticato dei tappeti, però fa nulla. E quindi lei ci ha detto che alla fine la casa era per lei, quindi insomma, prima non lo sapevamo. Comunque ha detto che non ha avuto tempo di sistemare le sue cose e dormiva in un staccapelo. Infatti mi chiedevo come mai non c'era un letto, però fa nulla. E questa qua praticamente sarà la modalità con cui noi costruiremo le case di tutti gli altri personaggi che verranno a vivere nella nostra città. Quindi adesso, quindi ci sta dicendo, e adesso penso che sia ora di tornare in ufficio, non credi? Quindi abbiamo appena finito la nostra primissima casa, come potete vedere non c'è più la rotellina che gira come New Leaf, ma c'è un bellissimo giroide. Eccoci di nuovo qui, innanzitutto grazie per il lavoro svolto oggi. Allora, ti senti soddisfatto della tua prima creazione? Pensi di essere tagliato per questo lavoro? Ah, senza alcun dubbio, ma certo. Sei un dipendente in gamba, proprio come pensavo, le tue parole mi infondono fiducia. E poi la casa che hai arredato oggi mi è piaciuta molto. Ora ho la certezza che saprai accontentare ogni nostro cliente. Oh, si è fatto tardi, non ti tratterrò ancora per molto. Domattina riceveremo un cliente che ci ha chiesto di occuparci di casa sua. Il suo primo incarico sarà proprio accontentare la sua richiesta. Ora puoi staccare e andare a casa, ma prima ricordati di compilare il tuo resoconto giornaliero. Ah, che sciocca! Ora che ci penso, non ti ho mostrato la tua scrivania. Seguimi da questa parte. Ah, ecco, ce l'ho una scrivania. Il tuo posto è la scrivania alla tua sinistra. È lì che potrai scrivere i tuoi resoconti giornalieri. Al termine di ogni giornata di lavoro, prima di andare a casa, dovrai compilare il resoconto. Sono questi i particolari e l'attenzione per i dettagli che fanno la differenza qui da noi. Bene, ora ti lascio. Grazie, grazie ancora per il tuo aiuto. Oh, benissimo. Cos'è che succede? Ah, qua dice, che cos'è un resoconto giornaliero? Ah, ecco, qua c'è tutta la spiegazione. Se vai alla tua scrivania e scrivi il resoconto, tutti i progressi vengono salvati. Bene. In questo modo la giornata lavorativa finisce anche se tu puoi continuare a giocare. Dopo aver salvato, seleziona sì per passare a un nuovo giorno di lavoro. Ah, quindi. Possiamo fare nello stesso giorno più giorni, diciamo che il ciclo della giornata non è come New Leaf che segue l'ora reale, però ha un ciclo tutto suo. Se invece vuoi smettere di giocare, ovviamente seleziona no. Bene, quindi adesso penso proprio che andrò a salvare, siccome è tardi.
Quindi vi ringrazio tutti quanti per aver visto questa primissima puntata del primissimo giorno in Animal Crossing Happy Home Design in anteprima, 3 giorni prima dell'uscita ufficiale. Sono veramente contentissimo. Spero che vi sia piaciuto a tutti quanti. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, scusate, vedete il mio pollicione. Un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di lasciare un commento su consiglio, qualsiasi cosa che volete. Iscrivetevi al canale Nintendo Incallito e ci vedremo alla prossima puntata di Nintendo Incallito. Ciao!